Massimiliano Vetraino, oggi a Palazzo di Città Pescara presentate questa nuova realtà pallavolistica femminile, la squadra del Pescara Project, che nasce, diciamo, dall'unione e dagli intenti di due storiche società del capoluogo adriatico, la Dannunziana Volley e il Pescara 3. Sì, in effetti sono le due società che vanno anche per la maggiore, sono quelle che detengono anche tutti i titoli giovanili. Abbiamo pensato di unire queste forze per essere ancora più competitivi a livello nazionale. Abbiamo dato a tutte le nostre ragazze la possibilità di avere un obiettivo. Abbiamo anche la Serie B, abbiamo anche una Serie C, due Serie D, quindi tutto questo è stato fatto per dare la possibilità a tante di giocare, perché giocando tanto possono uscire fuori i campioncini. Com'è nata però, al di là di questo, l'idea di unire le due forze? Per assurdo è nato da un direttore sportivo di Chieti. Unire due società di Pescara è il colmo, però sono due società che si conoscono, anche se avversarie, però hanno avuto sempre rispetto fra di loro. Proprio perché abbiamo toccato con mano che pur vincendo i titoli regionali si va in campo nazionale, si soffre, abbiamo pensato uniamo le forze, anche perché abbiamo dei validissimi tecnici e diventa tutto più facile. Sì, è interessante l'idea, questo discorso di progetto, no? Pescara Project. Speriamo che sia un progetto vincente, destinato a dare risultati nel medio, credo, termine, difficile produrne nel brevissimo termine, però l'idea mi sembra assolutamente interessante, l'unione fa la forza. L'obiettivo è di guadagnare qualche categoria in campo femminile per la nostra regione? E soprattutto mantenerle. Dopo l'infelice esperienza della passata stagione agonistica, direi che questa è una prima risposta concreta, direi, interessante. Chiaro, tutto da vedere poi sul campo, i risultati che auspichiamo siano i più positivi possibili.